Guarda, un altro! Fermati dove sei! Ehi, il bastardo vuole una barca! Facciamolo fuori! Contiamo fino a 5! 1! 2! Là sotto! Guardate! Oh, è che non so contare! Questo intruso! Thank you.
Tutti nel bosco! Eccolo là! Possiamo farcela! Abbiamo... Copritemi, gente! Ricarico! La vedete?
prende la casa. Lo straniero era là. L'intruso è qui, ragazzi! Ecco, prendi uno di questi! Prendi questo, animale! Casa, ragazzi!
mangiato la lingua e non puoi più bussare alla porta, eh? Come diceva il maestro, le buone maniere ci distinguono dai banditi e dagli altri animali. Ma un attimo, tu non sei dei nostri. Sei un bandito? Non sembrerebbe, anche se non si può mai dire con i banditi. Ogni giorno sono diversi. Ho ragione o no, Senia? Il nostro ammiraglio ha sempre ragione! Ah, chiudi il becco! Hai già leccato il culo a sufficienza! Dov'ero rimasto? Ah, il bandito, sì. Beh, se tu sei qui, significa che tutti quei vermi ramolliti e quei pirati falliti sono morti. O sbaglio? Puoi anche non rispondere. Tanto sappiamo tutti che ho ragione. Finalmente ce ne siamo liberati. Signor ammiraglio, sa, forse dovremmo offrirgli la nostra ospitalità! Anche se è un bandito, è pur sempre un ospite! Ah, ottima idea! Accomodati, bandito! Prendiamoci un tè. Scommetto che non hai mai provato niente di simile. L'ho raccolto, seccato e preparato io. Mai una volta che mi aiutino questi inutili idioti, ma almeno non mangiano molto, vero ragazzi? Vero! Facciamo del nostro meglio, signor ammiraglio! Ah, basta adesso! Fate ancora più baccano di quei maledetti acquatici in calore. E anche un po' di rispetto per il nostro ospite. Non riuscirà mai a dire una parola! Ignorali! Al nostro incontro. Un ottimo tè. Quei vermi terricoli fanno gli schizzinosi e non lo bevono. Al diavolo le radiazioni! Guarda qui! Pericolo! Siamo in forma sbagliante! Grazie per essere venuto. Hai visto come sono felici i ragazzi? Non capita spesso che venga qui qualcuno con cui chiacchierare. Quei codardi se ne sono tutti si sono dimenticati di noi. Persino Roman si è dimenticato di noi. Eppure era qui con noi quando abbiamo costruito la base. Tutti i ragazzi se lo ricordano bene, non è vero? Sì, era qui! Me lo ricordo! Ce lo ricordiamo tutti! Esatto, ragazzi! Tutti voi ricordate, mentre quel bastardo ha dimenticato tutto! E anche tutti gli altri vermi terricoli! Tutti si sono dimenticati che li difendiamo mettendo a rischio la nostra vita! All'inizio erano molto felici. Gridavano: uccideremo tutti i banditi! I pionieri sono dei codardi! Il maestro si sbaglia! È meglio se attacchiamo! Non è vero, ragazzi? Sì, è vero! Hanno gridato fino a perdere la voce! Sì! Più forte di quei banditi che abbiamo ucciso! Ecco, hai visto? I miei ragazzi se lo ricordano. Mentre gli altri, no. Potevi sempre contare su di loro quando c'era da gridare e insultare i pionieri. Ah. Ma quando le cose si sono complicate e gli acquatici hanno iniziato ad attaccare a centinaia, hanno cambiato solfa. Oh, le radiazioni! Oh, quanto sono pericolose! Oh, le ragazze dicono che il maestro ha detto che dobbiamo andarcene! Oh, oh, oh! Beh, combattere contro gli acquatici non è divertente quanto appendere i banditi ai pali. I banditi si possono derubare dopo che li hai uccisi, mentre i mutanti non hanno niente di interessante da prendere. Quindi chi se ne frega se vogliono divorare la valle intera, no? Vermi! Sono solo dei patetici! Ecco cosa sono! E poi era anche un po' tardi per iniziare ad ascoltare il maestro. Ma a quei vermi non interessa a chi dare retta, il maestro o le ragazze. L'importante è avere una scusa per tirarsi indietro.
Così quei codardi se ne sono andati tutti. Persino i pionieri hanno più carattere di quegli esseri viscidi. Quegli avventurieri da due soldi hanno seguito gli Udmilla alla diga per poi prendere le gallerie e seguire il bacino. Non so se sono arrivati da qualche parte, ma non si preoccupavano delle radiazioni, questo è certo. Beh, l'unica persona che ha le palle in quel patetico gruppo è Olga. È venuta spesso a trovarci, ha sempre stroncato quei codardi alle riunioni del consiglio. A trovarci un paio di palle! È venuta sempre a trovare te! Sì, è vero. Me! Se non fosse per la mia ferita alla spina dorsale, Olga e io avremmo dato una svolta a questa valle. Invece, chi vuole uno storpio? E se ne vada al diavolo! Una donna a bordo di una nave porta sfortuna. E poi noi siamo rimasti con te. È vero. I miei ragazzi sono rimasti qui. Anche se ho dovuto fare qualche opera di convincimento. Anche voi. Te ne vai già? Allora vattene. Alyosha, solamente un verbo, rispondete. Come tutti gli altri. Avanziamo lentamente. Ripariamo i binari, ho mandato due uomini a cercare la medicina per Anna. Grazia ne ha scoperto il nome. Ma era un farmaco sperimentale, per di più dell'esercito. Thank you.